Alla Bombonera di Besotto la sfida tra Verbano e Vogherese è gara da playoff, o meglio per prendersi il quinto posto, che vuol dire playoff. Tanti assenti, Lungo, De Genti, Dervisce e Caldirola tra i padroni di casa, Fasoli e Franchini tra gli ospiti. Prima occasione della Voghe con un tiro da fuori di Caldiello, scialbo dopo una bella serpentina di Selmi. Dall'altra parte Galli rientra sul destro ma trova il muro della Vogherese. La difesa ospite si chiude bene impedendo i vari tentativi da fuori del Verbano. Alla terza occasione ci prova Malvestio, ma il tiro va alto. Minuto 19, esce Ruzzoni che frana su un compagno, poi si porta il pallone fuori dall'area di rigore, l'arbitro dà la punizione ma nessuna sanzione, da fermo Calviello, ma la conclusione non crea patemi. Dall'altra parte Verbano ancora pericoloso con i tiri da fuori, ma il vestio non è preciso. Più incisivo invece il terzino Costa, spunto di Ocaigni sulla destra, bordata del numero 3, vola De Toni a mettere in corner. Dall'altra parte rimessa di Lo Russo che vale come un corner, ma Bairov e Romano non ne approfittano. Sul calcio d'angolo seguente però è proprio Alessandro Lo Russo a svettare di testa, facendo valere tutta la sua fisicità, sbloccando la partita a 6 minuti dal 45esimo. Secondo gol in campionato per il leader difensivo rossonero, che va ad esultare con tutta la panchina, dove c'è Massimo Giacomotti più che mai contento per il risultato. Vogherese capace di sbloccare la gara nel finale di primo tempo, il Verbano prova subito la reazione ma in due occasioni non è preciso, prima con un tiro troppo morbido, poi con un colpo di testa al contrario sempre di Ocaigni su bel cross di Costa. Riprese Verbano alla ricerca del pari, Barranco vince un duello con Lo Russo, il numero 11 va verso la porta di De Toni ma il tiro è centrale. Vogherese in contropiede, scambio tra Bairov e Romano, l'attaccante ucraino va alla conclusione ma Ruzzoni dice no così. Altra rimessa di Lo Russo, girata questa volta di Romano, da applausi ma palla a lato. Partita frizzante, Barranco dà il via a una ripartenza ricamata da Ocaigni sulla destra, cross dell'ex giocatore di Sestese e Vergiatese, il pallone capita sui piedi di Galli che però spara addosso a un avversario più insidioso, il sinistro di Antonucci, velenoso ma che finisce a lato con De Toni che si tuffa comunque preoccupato. Finale pieno di emozioni, Bairov cerca Romano con un tiro cross, salva un difensore del Verbano, poi Caldiello prova un'incursione in area di rigore ma il play rossonero non riesce a tirare in porta. Sul corner seguente è strepitoso il riflesso di Marco Ruzzoni sulla girata, colpo sicuro di Capitan Gabrielli. La Vogherese non la chiude, il Verbano allora ha le ultime occasioni con la girata di Costantini e poi con il tiro da fuori di Scognamiglio all'ultimo secondo su lancio lungo dalla difesa. Il pallone va fuori, brivido per la Vogherese, ma i rossoneri possono esultare per una vittoria preziosissima che permette di mettere un'ipoteca sul quinto posto.